Allora, dottore Bianco, salve, oggi molti big del PD presenti, senatori, onorevoli regionali, c'è anche il coordinatore sia regionale che provinciale, sembra che il PD creda molto in lei, così? C'è il PD, quindi già la presenza, noi ci onoriamo di appartenere a questo partito, che questo partito oggi sia presente con le sue massime personalità, ma con la gente soprattutto, perché rappresentiamo la gente, chi vuole il cambiamento. Oggi siamo qui per testimoniare appunto questa intenzione, e lo facciamo con i fatti, quindi con una grande manifestazione, con una grande partecipazione e con un PD che è presente con tutti, ma con la gente in particolare, e poi con i suoi più importanti rappresentanti. Che votare Pino Bianco qua a Mazzarello? Visto in bianco il piglio giusto, mi ha convinto guardandolo negli occhi che Mazzara lo fa motivare. Lui guarda la sua comunità e in questa comunità vuole scommettere tutto se stesso, e questa cosa mi ha convinto. Ecco perché Mazzara, per mettersi all'impiedi, deve credere in se stesso. Per mettersi all'impiedi non deve nascondere la crisi, le difficoltà, i drammi che ci sono nelle famiglie della comunità di Mazzara, ma deve nello stesso tempo reagire, impegnarsi, mettercela tutta, energia, forza, idee, concretezza, fatti. E lui, che è un medico, un chirurgo che fa i fatti e quindi che non può stare a svolazzare quando una persona sta male, penso che questa sua professionalità possa essere anche un metodo, e noi dobbiamo stare accanto a lui. Mazzara, per uscire fuori, deve avere progetti. Senza progetti nessuno la può aiutare, e noi dobbiamo sostenere questi progetti, il governo della regione, il governo nazionale. Oggi c'è questa possibilità, con Renzi a Roma e con Crocetta a Palermo possiamo aiutare Mazzara a venire fuori dalla difficoltà in cui si trova. Lo faremo con serietà, con umiltà, mettendoci a servizio di questa sfida, dando spazio ai cittadini, perché sono loro i protagonisti del cambiamento, e facendo in modo che Pino Bianco possa diventare sindaco di Mazzara. Un'eventuale amministrazione Bianco, come può aiutare, come può essere utile il fatto che il PD si trovi sia al governo regionale che nazionale? Noi pensiamo che la politica debba essere fatta attraverso i partiti, con i partiti, ma soprattutto con i partiti che hanno avuto la capacità e la forza del rinnovamento. Noi stiamo assistendo negli ultimi mesi a delle cose che sono assolutamente epocali, straordinarie, ma non a caso questo avviene all'interno di un grande partito, cioè del partito che ha governato la sinistra italiana, il Progresso e quant'altro. Quindi certo che tutto questo è di aiuto ad un sindaco che, come ha detto prima l'amico Peppe, partendo dalla gente, perché se non partiamo da lì non andiamo da nessuna parte, cioè o lo condividiamo questo progetto con le persone che oggi sono in difficoltà, con la gente che oggi cerca nei secchi della spazzatura qualche cosa da mangiare perché succede questo, o lo condividiamo e gli facciamo capire che noi lo possiamo fare e lo dobbiamo fare, ma insieme. E allora io credo che il governo nazionale, il governo, ma sposandosi con questo cambiamento di mentalità, che a livello della città da chi può essere rappresentato? Dall'amministrazione, dal sindaco e da chi gli sta vicino, che insieme ai cittadini avvieranno necessariamente, metteranno in piedi necessariamente progetti e proposte vere, reali, che hanno le ricadute pratiche, che faranno capire immediatamente alla gente che noi facciamo sul serio. Quale sarà la prima cosa da fare dall'amministrazione Bianco? Ma guardi, le cose da fare sono sicuramente un occhio importantissimo va buttato all'ospedale. Ecco, io mi dispiace che tutti utilizzano l'ospedale in questo momento, in un momento di crisi e di difficoltà, ma sicuramente ci dobbiamo impegnare affinché Mazzara riprenda nella cura dei cittadini, non perché è un tema a me caro in quanto io faccio il medico, ma perché una città importante come Mazzara senza un ospedale importante non va da nessuna parte. Allora, ci ho detto, dobbiamo rilanciare l'economia di Mazzara. Io lo dissi l'altra volta, lo ripeto, dobbiamo fare che Mazzara riprenda i fasti che aveva 10 anni fa, 20 anni fa, quando era sede della marineria più importante d'Italia, quando c'era un'agricoltura che andava bene, quindi tutta la città creava delle condizioni di attrazione nei confronti della provincia, dei cittadini appunto del Marsalese, venivano a Mazzara ad investire, e noi questo dobbiamo fare. Baldo Cucciardi non ha bisogno di presentazioni qua a Mazzara del Vallo, la scorsa elezione ha avuto una carrellata di voti, perché appoggiare Pino Bianco?
Partito Democratico Mazzarese ha lavorato molto bene in questi mesi, ha scelto una nostra risorsa, un talento, un uomo che per tutta la vita si è speso per l'area culturale e politica che noi rappresentiamo. Pino Bianco rappresenta certamente una garanzia per Mazara del Vallo, per la prospettiva che Mazara del Vallo merita, e quindi questa scelta unanime del PD mazzarese, sostenuta con tutte le nostre forze sia dal Partito Democratico Provinciale che dal Partito Democratico Regionale, quindi siamo qui per sostenere, per sottolineare il nostro impegno per Pino Bianco candidato a sindaco dei mazzaresi. Il PD si trova sia al governo regionale che a quello nazionale, come può questo essere utile a un'eventuale sindacatura del PD qua a Mazara del Vallo? Mi riferivo proprio a questo collegamento con il governo regionale e col governo nazionale che certamente la candidatura di Pino Bianco ha, attraverso anche noi, potrà significare e significherà molto per Mazara del Vallo. Mazara ha dei problemi irrisolti che vanno immediatamente affrontati e portati, come dire, a compimento percorsi che per troppo tempo sono stati, come dire, abbandonati al loro destino. Mi riferisco alla portualità nel suo complesso, al porto in particolare. Mi riferisco all'ospedale su cui abbiamo davvero tanto investito e che molto presto deve tornare ad essere l'ospedale dei mazzaresi, non soltanto dei mazzaresi. Quindi il governo nazionale e il governo regionale sono dietro questo progetto e faranno in modo che davvero Mazara, attraverso la realizzazione di questo progetto, possa avere una prospettiva importante come merita Mazara e mazzaresi. Perché votare Pino Bianco a sindaco da Mazara del Vallo? Perché crediamo sia arrivato il momento di cambiare, sia arrivato il momento di sconfiggere i conservatori di questa città, e perché abbiamo soprattutto una proposta forte, coraggiosa e ambiziosa per una città come Mazara del Vallo. Pino Bianco può realizzare questo, è frutto di un progetto che è nato dall'ascolto dei bisogni della gente, un progetto che si è costruito in questi anni dai banchi dell'opposizione e che troverà attuazione insieme a Pino Bianco e alla sua squadra. Un'eventuale amministrazione Bianco, come può essere utile il fatto che il PD si trovi sia al governo regionale che nazionale? Può essere da spalla, aiutare in quei progetti che Pino realizzerà in questa città, aiutandolo non solo da un punto di vista di supporto tecnico ma anche economico, per far quel salto di qualità a Mazara del Vallo che da tempo auspicano tutti i cittadini. Il neo segretario regionale Raciti, perché votare Pino Bianco qua a Mazara del Vallo? Ma intanto perché è il candidato del nostro partito, è il candidato di un partito che ha come obiettivo quello di rilanciare lo sviluppo economico in Sicilia. Una parte di questo tema, di questo grande tema, passa per la possibilità di governare bene Mazara del Vallo. Oggi è qua presente tutto un sacco di big del PD, vediamo senatori nazionali, onorevoli regionali, coordinatore regionale e quello provinciale. Sembra che a quanto pare il PD appoggi con forza Pino Bianco. C'è un PD unito attorno a una candidatura autorevole, forte, che può restituire una prospettiva alla città di Mazara. Per noi è una partita importante quella delle elezioni amministrative da affrontare di slancio, perché dal cambiamento nei territori, nelle città, passa anche la possibilità di scrivere una pagina nuova della storia della Sicilia. Un'eventuale amministrazione Bianco, come può aiutare, come può essere utile il fatto che il PD si trovi sia al governo regionale che nazionale? Ma è chiaro che potrà contare su una solidarietà, su una vicinanza, su un'attenzione da parte sia del governo regionale, che è importantissimo, sia da parte del governo nazionale. Nell'azione amministrativa i comuni siciliani, i comuni italiani si sono trovati nel corso di questi anni con le casse vuote. È chiaro che poter contare su una rete di solidarietà, di vicinanza, di attenzione per una città importante come Mazara del Vallo è un fatto che può fare la differenza per la buona amministrazione.